Per cuore gialloblu, pala Trento, playoff, semifinale, finisce gara 1, Torino vince di 18, una partita dal punteggio basso ma da un'intensità pazzesca. 60-42, siamo con Paolo Terzolo, abbiamo finito di festeggiare, Giulio Trovato è un ultras scatenatissimo, le sensazioni a caldissimo. Ma direi che oggi, come spesso succede nelle gare così importanti dei playoff, ha vinto la difesa. Far fare solo 42 punti a Trento in casa, direi che abbiamo difeso molto bene. A un certo punto ho guardato le statistiche, loro erano 1 su 15 da 3. Direi che non sono sicuramente le loro medie, quindi magari loro non erano in giornata, ma spesso e volentieri quando una difesa è come quella di oggi nostra è anche difficile tirare, quindi le medie inevitabilmente scendono. Trento finirà 1 su 20, sicuramente non una giornata felice al tiro, non ha giocato Elder, lo diciamo per BJ Elder per correttezza, ha giocato invece Wojciechowski e Gergati, Torino ha approfittato ampiamente delle rotazioni, Wojciechowski lanciato in campo già subito nel secondo tempo, 6 minuti molto buoni per essere un giocatore che è un mese che è fermo. Ma io ritengo che Cuba ha delle doti pazzesche, il giorno in cui si rende conto del suo potenziale probabilmente va dall'altra parte dell'oceano e non lo vediamo più, per il momento godiamocelo e speriamo che dia il suo contributo in queste partite che restano da adesso alla fine del campionato. La PMS, gestione Terzolo, ha dimostrato sempre di volersi conquistare le cose. Una notizia della settimana è questa fantomatica possibilità che questa sia in realtà una finale, poi si innesca un meccanismo complicato. Sappiamo che Torino punterà comunque a provare a guadagnarsi sul campo questo risultato e poi insomma si vedrà, non è quello l'obiettivo. Adesso bisogna stare concentrati perché Torino ha vinto molto bene gara 1, Trento è una squadra molto forte, sicuramente gara 2 già lunedì sarà una partita diversa. Cos'è la cosa più difficile? Motivare i ragazzi a continuare così o dargli una secchiata d'acqua fredda? Dargli una secchiata d'acqua fredda e farli tornare sulla terra, perché non è normale venire a Trento e vincere di 18. Loro, ribadisco, oggi hanno avuto delle percentuali al tiro non loro, quindi ripeto, bravi noi nella difesa, ma loro non era il Trento che siamo abituati a vedere. Se noi entriamo in campo convinti di aver già vinto, perché oggi li abbiamo strapazzati, è sicuramente la nostra fine, e perdere gara 2 potrebbe essere veramente, veramente un problema per noi, perché poi la pressione arriva su di noi, perché per forza dobbiamo giocare e vincere in casa e quindi l'adrenalina scende e la loro emozione sale. Assolutamente una linea che condivido. Un'ultima cosa e poi andiamo a mangiarci un pretzler magari più tardi. Torino è una squadra piena di campioni, lo sappiamo, sono annunciati, ma oggi ancora una volta, lo dico perché non è la prima, con convinzione, una grande partita di Marco Evangelisti, possiamo dire una scommessa per questo campionato, non per l'uomo che noi a Torino conoscevamo già. Ma forse sarà una scommessa per il campionato, ma non è una scommessa per Torino. Noi abbiamo sempre avuto la massima fiducia in lui, l'abbiamo preso e volevamo fare grandi cose con lui e quindi per noi non è stata una scommessa, è stata una cosa che era premeditata, che era una convinzione da tempo ed eravamo certi che avrebbe dato il suo contributo. Forse sta dando più di quello che ci aspettavamo? No, non credo. Diciamo che sta dando quello che deve dare un capitano a una società come la nostra, a una squadra che vuole andare in Serie A. Paolo Terzolo, protagonista, poi davvero ti lascio andare, ma è un'occasione, no, poterti intervistare. Dopo tutte le cose che ci sono dette, Torino campionato ad alti e bassi, infortuni sappiamo, non ripetiamo. Poi a un certo punto succede un patatrac anche mediatico, Torino cambia marcia improvvisamente, l'abbiamo detto anche in altri interventi, ma è davvero diventata una squadra questa Torino, è così proprio bella, coesa da vedere come la stiamo vedendo nella bellissima e combattuta serie con Trento. Oggi è stata veramente, quando si vince in questo impianto con una squadra forte come Trento e si lascia 42, è vero che sicuramente loro ci hanno messo del loro, ma Torino ha messo tantissimo del suo. A volte uno scossone aiuta l'ambiente, perché se no si segue la corrente del fiume e questo a volte ti porta nella direzione sbagliata. Io ero consapevole delle capacità del nostro coach, ero consapevole che i giocatori che gli erano stati messi a disposizione sono in grado di tenere a testa alta questa serie, forse serviva solo così, mettersi intorno a un tavolo, darsi la mano e dire bene, adesso, fino adesso ci siamo allenati, adesso iniziamo a giocare, e così è successo. Tra 48 ore si ricomincia. Forza Torino, grazie Paolo, ci vediamo lunedì. Io vi seguirò da Torino perché non verrò a Trento. Ciao a tutti. Abbiamo vinto con Terzolo davanti alla televisione, a Biella. E andrò davanti alla televisione. Di nuovo. Grazie Paolo.